Ciao a tutti, oggi prepareremo i muffin agli spinaci. Il tempo di preparazione della ricetta è di 20 minuti più il tempo di cottura. Gli ingredienti sono formaggio spalmabile, pecorino, uova, sale, farina, amido di mais, lievito istantaneo per torte salate, latte, spinaci freschi tagliati a listarelle, asiago e mandorle affettate. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'asiago e lo facciamo tritare per 3 secondi a velocità 7. Trasferiamo l'asiago nella ciotola e teniamolo da parte. Senza lavare il boccale, mettiamo all'interno il pecorino e lo facciamo tritare per 10 secondi a velocità 10. Adesso aggiungiamo il formaggio spalmabile. E lo facciamo amalgamare per 30 secondi a velocità 5. Aggiungiamo le uova. E il sale. Facciamo amalgamare per altri 30 secondi, sempre a velocità 5. Riuniamo un po' sul fondo del boccale. Aggiungiamo la farina e il latte. L'amido di mais. E il lievito. E facciamo amalgamare per 1 minuto a velocità 5. A questo punto aggiungeremo gli spinaci. E l'asiago. E facciamo amalgamare per 1 minuto con l'antiorario a velocità 5 spadolando. Composto è pronto, trasferiamolo in dei pirottini per muffin. Dopo aver distribuito il composto nei pirottini che abbiamo posizionato su una teglia per muffin, adesso completeremo ricoprendo il composto con le scaglie di mandorle. Adesso inforniamo a forno preriscaldato statico a 180 gradi per 20 minuti circa.
I muffin sono cotti, andiamo a impiattare. Muffin agli spinaci. Grazie e alla prossima ricetta.